Ciao a tutti ed eccoci tornati a questa nuova video lezione. Siamo alla seconda puntata su Leonardo da Vinci e dobbiamo cominciare a vedere proprio in pratica quello che ha realizzato. Breve, brevissimo riassunto. Leonardo ha una vita molto lunga, nasce nel 1452 e muore nel 1519. Nella sua lunga carriera si forma a Firenze presso la bottega di Verrocchio, diventa un artista, con Verrocchio comincia a fare le sue prime prove e comincia a dipingere da artista autonomo a Firenze. Si sposta tantissimo in tutta la sua vita. Subito dopo la prima formazione a Firenze va a Milano, alla corte di Ludovico il Moro nel 1480, dove starà per una decina d'anni. Alla morte del Moro e all'arrivo della minaccia francese, Leonardo comincia a peregrinare un po' per l'Italia. Prima va verso Venezia, Mantova, torna all'inizio del Cinquecento a Firenze, dove la situazione politica è cambiata. I Medici sono stati cacciati, è stata instaurata la Repubblica. È già morto anche Savonarola. Leonardo riceve alcune grandi commissioni insieme anche a Michelangelo. In quel periodo a Firenze saranno contemporaneamente presenti non solo Leonardo e Michelangelo, ma anche un giovanissimo Raffaello, e poi ritorneremo su questo argomento. Non riesce Leonardo a trovare la sua strada e quindi fa di nuovo armi e bagagli e va a cercare nuovi signori presso cui lavorare. Prima va da Cesare Borgia, poi va a Roma, prova a fare carriera presso il Papa. Non ci riesce perché nuovamente a Roma ritrova Michelangelo e Raffaello, che in qualche maniera gli rubano la scena. Riceve la proposta di trasferirsi in Francia presso la corte di Francesco I, e Leonardo non si lascia scappare l'occasione, va e trascorre gli ultimi anni della sua vita ad Amboise, dove morirà nel castello di Cluny nel 1519. Vasari racconta questa scena drammatica, carica di pathos e di affetto, nella quale Leonardo muore tra le braccia di Francesco I. Ma torniamo indietro, torniamo al momento della formazione di Leonardo e delle sue prime prove. Quindi mi faccio piccolo, questa era la mappa con la quale ci eravamo salutati nell'ultimo incontro, e andiamo a vedere quella che è la prima presenza di Leonardo in un'opera pittorica. Quest'opera si trova a Firenze presso la Galleria degli Uffizi. È un'opera firmata da Verrocchio. È un'opera di bottega, ovvero una di quelle opere dove la realizzazione principale è destinata al maestro, che lascia qualche parte da completare ai propri allievi. A Leonardo viene universalmente riconosciuta la paternità di questo angelo in basso a sinistra, con questa posa molto ardita, quindi vedete, visto di schiena, inginocchiato, con questo viso girato. Poi, sempre a Leonardo, si deve l'uniformizzazione, l'aver uniformato in generale il paesaggio e lo sfondo, e qualche piccolo particolare ad olio qua e là in altre parti del dipinto. La leggenda dice che Verrocchio, avendo visto questo angelo così bello, così perfetto, così divino, eccetera, 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 si fosse sentito in difetto rispetto all'allievo, avesse abbandonato i pennelli, avesse smesso di dipingere. Ora, ovviamente è una leggenda, non è assolutamente vero, ma questo racconto, questo aneddoto ci dà l'idea di come
come dovesse risultare la pittura di Leonardo già in queste sue prime prove. E quindi vedete la dolcezza di questo viso, questi capelli vaporosi, ma anche la ricerca di perfezione nella resa di ogni piccolo particolare, no? Quindi i capelli hanno l'idea dei capelli, i gioielli del vestito danno l'idea proprio della lucentezza, riusciamo a percepire molto bene anche l'idea del tessuto e anche la perfezione dei corpi sotto il tessuto che sono resi perfettamente. Quindi questa è il, diciamo così, l'avvio ufficiale della carriera di Leonardo nel mondo della pittura, che comincia a ricevere le sue prime commissioni. Molto probabilmente tra le sue prime opere c'è questa tavola sempre conservata alla Firenze, alla Galleria degli Uffizi, che ovviamente rappresenta, lo vediamo molto bene, l'Annunciazione, quindi l'Arcangelo Gabriele che scende, si manifesta di fronte alla Vergine Maria e le dà l'annuncio della imminente gravidanza, al fatto che lei partorirà il figlio di Dio. La Vergine, che è intenta nelle sue attività pomeridiane, in questo caso sta sfogliando un ricchissimo libro, con il gesto della mano ci fa capire che ha ormai accettato il fatto di portare in grembo il figlio di Dio. Fino a qualche anno fa si diceva che Leonardo fosse molto ingenuo in quest'opera, nel senso che ci sono tutta una serie di storture che sono difficilmente spiegabili, no? Per un genio quale è Leonardo, per un maestro affermato quale è Leonardo. Primo fra tutti, una prospettiva a volte poco convincente nella resa della realtà. Pensate per esempio a quanto sarebbe stretto questo muro qua, e soprattutto quello che viene, l'errore più grande che viene imputato a Leonardo, è il braccio destro di Maria. Ora non ho la ricostruzione 3D, però si può trovare facilmente girando in rete. Se se rendessimo in 3D questo dipinto, il braccio di Maria sarebbe troppo allungato e quindi risulterebbe deforme, no? E si era, diciamo così, giustificata questa stortura con una giovanile imprecisione del maestro. Ora, studi più recenti hanno tentato di dimostrare che questa stortura non sia altro che una correzione ottica, quindi un vezzo che Leonardo, quindi non un errore, ma un, diciamo così, una prova di bravura che Leonardo aveva voluto mettere in atto, perché molto probabilmente questo quadro, questo dipinto andava visto da destra verso sinistra, e tra l'altro ha una lungolazione dal basso verso l'alto. Infatti se proviamo a spostarci e metterci di lato, vediamo che magicamente il braccio della Madonna si accorcia rispetto al nostro punto di vista. Ora, al di là dei piccoli particolari tecnici, modelli, anche il divertimento che Leonardo ha provato, per esempio nella realizzazione delle varie specie di fiori e di piante, c'è un particolare che non salta subito all'occhio. Allora, guardate bene, è una tavola molto larga, molto ampia, ok? Ci sono due personaggi da un lato e dall'altro, un'ambientazione, una location all'aperto, ma se seguiamo le linee di fuga che Leonardo ha costruito nel suo dipinto, ok, e le seguiamo, vediamo che la prospettiva
ci porta nelle sue linee di fuga a vedere quello che effettivamente molto probabilmente è il vero protagonista di questo quadro, ovvero questa montagna che, guardate, magicamente compare alla nostra vista solo e esclusivamente perché la fila di alberi che abbiamo sullo sfondo a un certo punto si interrompe, si apre e ci lascia vedere questo sfondo. Uno sfondo marino, quindi un mare con una città portuale. Abbiamo, credo, anche, ecco, una città portuale, le varie navi in mare e questa montagna che si staglia proprio partendo dal mare. Ora, diciamo che fino a pochissimi anni fa, non ci si era tanto o troppo interrogati sul significato di questa montagna, ma bisogna pur sempre tenere in considerazione che un dipinto, fino a prova contraria, non è una fotografia. Non ho messo in posa due persone e fatto uno scatto. Io ho deciso, scelto, o autonomamente o attraverso il suggerimento di qualcuno di rappresentare ogni singolo elemento con una sua finalità. Se piante e fiori possono essere anche una sorta di prova che Leonardo ci mette davanti per farci vedere che conosceva benissimo le piante, le aveva studiate ed era in grado di riprodurle nella maniera più naturale possibile, è decidere di aprire praticamente questa quinta scenica e farci vedere questo paesaggio sullo sfondo. Era problematico per gli studiosi e per gli storici dell'arte. E adesso vi svelo un piccolo segreto che sul libro non è scritto. Allora, molto probabilmente Leonardo o chi aveva commissionato questo quadro, non si hanno neanche notizie precise su quest'opera, era a conoscenza delle omelie. Le omelie sono i discorsi che spiegano comunque un testo sacro, delle omelie di un santo che si chiamava Bernardo di Chiaravalle, il quale aveva composto ben quattro omelie dedicate proprio all'episodio dell'Annunciazione. E lui parla proprio in questi termini, dice che il monte dei monti, ovvero Cristo, intendendo Cristo, comincia a bagnarsi di rugiada e questa rugiada bagna tutto il terreno proprio nel momento in cui Gabriele, l'arcangelo, dà l'annuncio a Maria. E guardate bene, ritorniamo sul particolare, il paesaggio e la resa atmosferica indicano questa atmosfera nebbiosa, e quando c'è la nebbia il clima è molto umido e quindi abbiamo anche l'idea di questa rugiada. Oltretutto, Bernardo di Chiaravalle, nelle sue lodi alla Vergine, quindi nelle sue omelie dedicate all'Annunciazione di Maria, dice che il Monte dei Monti, quindi Cristo, sorge, si staglia proprio su un mare, e questo mare rappresenta il mondo pagano, ovvero il mondo delle persone che vivono su questa terra e che devono accogliere l'annuncio della redenzione. Ora la faccio breve perché questa non è certo una lezione di catechismo, ma voleva essere una dimostrazione del fatto che da un'opera apparentemente semplice dobbiamo carpire tutta una serie di messaggi che sono velati anche attraverso le figure che diventano l'illustrazione grafica di quello che è un testo scritto, quindi diventano proprio l'immagine che spiega quello che è un concetto. E in questo sta la grande difficoltà delle opere, soprattutto del Rinascimento,
che è un periodo nel quale i committenti chiedono opere che debbano essere interpretate anche a livello intellettuale, e spesso e volentieri noi osservatori di oggi siamo impreparati a decodificare i messaggi nascosti dietro queste opere. Uno, perché non abbiamo più una cultura come quella una cultura come quella degli uomini del Rinascimento, e soprattutto perché a volte certi testi sono andati a sparire, e pensate all'interpretazione che abbiamo fatto della Venere di Botticelli e della Primavera, no? Abbiamo visto che ci sono diverse chiavi di lettura. Andiamo a vedere, ecco, vedete la prova delle piante, scusate, tolgo il mouse, la prova delle piante, la prova di bravura nella rappresentazione delle piante, ok? Ma Leonardo non è solo questo, Leonardo è molto di più, ci possiamo anche divertire a andare a conoscerlo nel momento in cui lui sta creando, nell'atto creativo. Questa è la seconda opera che vediamo, un'opera anche questa conservata agli Uffizi a Firenze, e ve la faccio vedere leggermente diversa rispetto alla riproduzione che avete sul libro, perché quella che vi mostro qua è attualmente la condizione in cui si trova questo dipinto dopo un lunghissimo restauro che l'ha liberato di tutte le sporcizie che si erano accumulate sulla tavola nei secoli. Si vede subito a un primo sguardo che si tratta di un'opera non finita, non conclusa, ma se ne capisce benissimo il soggetto. È un'adorazione dei magi, quindi abbiamo al centro la Vergine che tiene in mano il bambino, il quale sta accogliendo i doni che vengono portati dai tre magi che stanno, vedete, in questo triangolo. Vedete che l'impostazione è particolare. È una cosiddetta impostazione geometrica, cosiddetta piramidale. Perché? Perché se noi prendiamo le figure principali, vediamo che queste stanno all'interno di una piramide. Vedete questo triangolo costruito proprio al centro, che noi non percepiamo subito, ma che percepiamo indirettamente come questa forma comunque regolare, no? Che regola anche la disposizione dei personaggi. E questa tavola, questa adorazione dei magi, è una tavola molto grande, è grande 2,43 m per 2,46 m, quindi è molto molto grande, ci permette di conoscere Leonardo sia dal punto di vista di come lavorava, sia dal punto di vista di come progettava i suoi dipinti. Allora, è un discorso di quella che era la sua cifra stilistica che piano piano stava costruendo. Allora, guardatela bene, l'impostazione piramidale cosa crea? Crea una sorta di vuoto al centro, dove protagonisti assoluti di questo dipinto sono la Madonna e il bimbo che sta ricevendo i doni. Ma vedete che tutto intorno, come in un semicerchio, stanno tutta una serie di personaggi, ognuno in un atteggiamento differente. Atteggiamenti di stupore, chi chiama altre persone, questo personaggio si affaccia verso il lato forse per chiamare qualcuno, è un cavaliere, questo si sta in qualche maniera tappando il viso perché probabilmente dal corpo di Cristo, se la tavola fosse stata conclusa, sarebbe uscita fuori una luminescenza quasi abbagliante. Vedete dei cavalieri che stanno arrivando a cavallo, questo è rivolto dalla parte opposta e sta indicando, no, verso la scena che si sta svolgendo al centro. Pure questo è arrivato a cavallo e sta tentando di affacciarsi per vedere quello che succede. Insomma, è tutto un turbinio di
volti, sguardi, gesti, percepiamo anche le voci, no? Volendo, se lo osserviamo attentamente. E questo probabilmente è il primo esempio che ci fa capire la ricerca di Leonardo nella rappresentazione di quelli che lui chiama moti dell'animo, ovvero i sentimenti, le sensazioni, i gesti, i comportamenti che noi qui siamo in grado di percepire alla perfezione. Oltretutto si può anche vedere tutta la simbologia che è sottesa dietro a questa iconografia, no? Cristo che viene al mondo per non creare una nuova religione, ma per far progredire la religione vecchia, no? Cristo è un ebreo e gli ebrei attendono la venuta del Messia, lui si presenta come il Messia, no? come il figlio di Dio che scende in terra e dà un annuncio di salvezza. Per cui Cristo, che è l'uomo nuovo che libera dai vecchi peccati, viene contrapposto a queste rovine antiche che si vedono sullo sfondo, che rappresentano giusto appunto le rovine della vecchia religione, che devono essere abbattute per costruire qualcosa di nuovo su delle nuove fondamenta. E queste fondamenta le troviamo qua al centro, proprio nell'immagine di Gesù. Guardate bene, se noi poi andiamo verso l'alto, vediamo che proprio tutto il centro della scena è occupato da una parte dalla Madonna col bambino e dall'altra da queste due enormi piante, ok? Che dobbiamo andare a riconoscerle. Allora, una, quella in primo piano, quella più avanzata verso di noi, è una pianta di alloro. Ora qua nella riproduzione si vede molto scura, però è un alloro, mentre dietro abbiamo quella che si capisce meglio essere una palma. Alloro e palma, alloro e palma, ci dicono qualcosa? Sì, ci dicono qualcosa. Allora, la palma, non so se ne abbiamo già parlato, ma in campo religioso, di rappresentazione artistica, di rappresentazione religiosa, indica la palma del martirio, ovvero chi muore per la fede, quei santi che muoiono per la fede generalmente vengono rappresentati mentre tengono in mano una palma, e significa, questo è proprio un simbolo abbastanza semplice, significa che loro sono morti per la fede. E quindi pensate per esempio a San Lorenzo che è stato bruciato, a San Sebastiano, l'abbiamo visto che è morto per le frecce che gli sono state scagliate addosso, pensiamo a tanti altri santi martiri, generalmente vengono rappresentati con la palma in mano e a volte col simbolo del loro martirio. In questo caso chi è che muore per la fede? Ma ovviamente Cristo stesso, no? Noi sappiamo la storia, anche se, ripeto, questa non è una lezione di catechismo e cultura generale, sappiamo che Gesù muore a 33 anni messo in croce perché nessuno gli crede, perché lo ritengono un impostore. E cosa fa però Gesù secondo la storia? Risorge, vince sulla morte, e quindi qual è il simbolo della vittoria? Generalmente la corona d'alloro. Per questo quando si terminano gli studi universitari si dice laurearsi, no? Perché una volta veniva messa una corona d'alloro per indicare il vincitore, quello che veniva in qualche maniera premiato. Per cui l'alloro è simbolo di vittoria. Ma vittoria su cosa? Qual è l'albero che è più arretrato? La palma del martirio, della morte per la fede. Cristo risorge e quindi vince la morte, vince anche coloro che volevano metterlo a tacere, perché risorgendo dà prova di essere veramente il figlio di Dio. E quindi questa è l'interpretazione dei vari messaggi. Ma noi abbiamo tutta una serie di particolari che non riusciamo però a sciogliere. Guardate bene, sullo sfondo vediamo una zuffa di cavalli e cavalieri, gente che è stata atterrata, vedete un cane che si sta preparando all'attacco, o addirittura, no, non ho altri particolari, però se torniamo indietro, vedete che qua c'è la testa di un cavallo rappresentata quattro volte, come se fosse in movimento, no?
E questo ci fa capire com'è che lavorava Leonardo. La tavola vuota di Leonardo, prima di essere completata, prima di essere dipinta definitivamente, veniva utilizzata come un quaderno di appunti e di schizzi. Lui poteva utilizzare queste enormi superfici, pensate che è una tavola di circa 2,40 m x 2,40 m, lui poteva utilizzare queste enormi superfici per studiare magari qualcosa che voleva rappresentare in un secondo momento, la zuffa di cavalli e di cavalieri o la testa del cavallo rappresentata in quattro posizioni differenti. Ci danno proprio la dimostrazione che lui stava studiando qualcosa che poi probabilmente avrebbe coperto se avesse finito il dipinto. A proposito, questo dipinto non è stato finito perché lui ha cominciato a lavorarci negli ultimi anni 70 del 400 e noi sappiamo che nel 1480 poi è stato accolto alla corte sforzesca, no? Quindi è andato a Milano alla corte di Ludovico il Moro e quindi lui ha abbandonato quest'opera che doveva essere realizzata per i monaci di San Donato a Scopeto, che si sono lamentati tantissimo per il fatto che Leonardo non aveva finito l'opera, se la sono comunque tenuta, non hanno voluto distruggerla, ma hanno poi chiamato un altro artista, Filippino Lippi, a realizzare un'altra opera dello stesso soggetto, con lo stesso soggetto. Ecco, qui poi troverete una piccola mappa riassuntiva che vi racconta un po' quello che vi ho detto fino adesso. Arrivato a Milano, Leonardo si trova in una corte sfarzosa, la sfarzosa corte sforzesca, e dà prova della sua maestria. Lui si sposta per la città come un gentiluomo, sempre ben vestito, ben curato. Le fonti raccontano di un uomo altissimo, era alto quasi 1,90 m e di una bellezza allucinante, tanto che tutti si giravano a guardarlo, tanto era bello ed elegante, no? Sprizzava cultura da tutti i pori. E arrivato a Milano trova un ambiente molto accogliente per lui, perché Milano è una città all'avanguardia. Pensate che è a Milano che lui ha la possibilità di praticare le sue autopsie. A Milano viene utilizzato per qualsiasi tipo di lavoro, alla fine dei quali poi c'è la pittura. Pensate che nel 1484, questo ce lo raccontano, abbiamo diverse fonti scritte che descrivono l'evento, nel gennaio dell'84 lui, credo dell'84, comunque quando era a Milano, viene incaricato di realizzare il cosiddetto apparato effimero per il matrimonio del nipote di Ludovico Sforza del Moro. L'apparato effimero, praticamente tutta la scenografia, no, che viene apparecchiata, pensate quando andate a una festa a tema, le feste di, boh, non lo so, Halloween in discoteca, dove le discoteche diventano, no, delle caverne, spuntano dei mostri, eccetera eccetera. Ecco, la stessa cosa si faceva anche nel Rinascimento, e queste macchine che venivano costruite, queste scenografie, si chiamavano apparati effimeri perché poi sarebbero stati distrutti una volta finito l'evento. E per questo matrimonio le fonti raccontano di una grande meraviglia, perché Leonardo aveva studiato non solo la posizione dei singoli ospiti, aveva disegnato i vestiti per alcuni partecipanti, primi tra tutti gli sposi, ma aveva ricreato una sorta di paradiso celeste nel quale arrivavano le nuvole, queste nuvole si aprivano in mezzo a fumi e luci dorate e mostravano tutta la volta celeste con i segni zodiacali, le costellazioni, insomma era una cosa meravigliosa. Tra le varie cose che Leonardo fa a Milano c'è la commissione di quest'opera che oggi si trova a Parigi al Museo del Louvre, è la Vergine delle Rocce.
di questo dipinto qui ne esistono due versioni, questa è quella conservata al Louvre e questa invece è conservata a Londra alla National Gallery. Apparentemente sembrano uguali, ma cominciamo a vedere la prima versione per poi capire perché ne è stata fatta una seconda e quali sono le differenze. Poi ve le metterò proprio a confronto, contemporaneamente. Allora, location. Siamo all'interno di un paesaggio roccioso, di una sorta di caverna. Per questo, si parla di questo dipinto come di Vergine delle Rocce. L'impostazione dei personaggi, ancora una volta, guardatela bene, è un'impostazione piramidale. Ok? Quindi le figure possono essere inscritte dentro un triangolo. Abbiamo quattro personaggi. Vergine delle Rocce, ci immaginiamo che si tratti di un'opera sacra. Io ora starei un quarto d'ora in silenzio chiedendovi di scrivere chi sono i personaggi, però insomma non abbiamo tutto questo tempo, quindi o mettete in pausa e ci provate e poi rimettete play. O se non mi ascoltate. Non ci sono aureole, quindi apparentemente non potremmo pensare che si tratti di santi. Di fatto poi sì, erano santi. Si tratta della Madonna, quindi Vergine delle Rocce, la Madonna che sta in mezzo alle rocce, la Madonna, Gesù, San Giovannino e una quarta figura, che è quella con questo manto rosso. Non ci sono elementi che ci aiutino a identificarlo, ma si tratta di un angelo, ok? Allora, è un dipinto un po' strano perché la Madonna, guardatela bene, sta abbracciando questo bambino e con la mano copre quest'altro bambino. Qual è Gesù e qual è San Giovanni? Da ignoranti non lo si capirebbe subito. Io sarei tentato di dire che quello che viene tenuto abbracciato è Gesù e l'altro è San Giovanni. Ovviamente questo è un episodio tratto dai Vangeli apocrifi che racconta l'incontro in tenera età dei due. Non è così. Questo è San Giovanni, quello tenuto dalla Madonna, e quest'altro è Gesù. Lì possiamo riconoscere anche dal fatto che San Giovanni, Giovannino, il cugino di Gesù, San Giovanni Battista, è inginocchiato con le mani giunte in preghiera, mentre Gesù con la mano risponde e fa il gesto di benedizione. Ok? Però è un quadro che ci confonde perché questo angelo, che è l'unico che si rivolge verso lo spettatore, no? Quindi guarda noi, cosa sta facendo? Con la mano indica verso San Giovanni. Quindi con lo sguardo guarda noi e con la mano indica San Giovanni. E quindi noi non capiamo più, siamo disorientati, no? Nel tentare di capire dove guardare, come, cosa, quando e perché. Allora c'è tutta una serie di spiegazioni che ancora una volta possono essere tirate fuori in maniera convincente solo ed esclusivamente nel momento in cui ritroviamo un testo di riferimento. E questo testo è stato ritrovato. Allora, questa opera, questa tavola era stata fatta, è stata commissionata dai monaci di un monastero di San Francesco a Milano, ma si dice che questo monastero fosse stato costruito su sopra una grotta rocciosa, per cui le rocce più o meno le spieghiamo, no? Sono un riferimento ai primordi della chiesa dove doveva essere contenuta questa tavola. Ma perché sia la Madonna che l'angelo ci concentrano la nostra attenzione sulla figura di San Giovanni? Guardate bene, il dito da una parte che indica e la mano della Madonna dall'altra che spinge sembrano proprio portare la nostra attenzione proprio sulla figura di San Giovanni. Allora, recentemente è stato dimostrato che tra i libri posseduti da Leonardo ci fosse il testo di un teologo che era morto pochi anni prima, era spagnolo, Beato Amadeo da Silva,
era morto pochi anni prima, ma che a Milano aveva, scusate, i suoi testi a Milano, nella Milano nella quale si trova Leonardo, i suoi testi avevano avuto un discreto successo. Oggi è caduto nel dimenticatoio e quindi non ne sappiamo più molto, però ritrovando i testi del Beato Amadeo da Silva e sapendo che i suoi testi erano posseduti da Leonardo, riusciamo a interpretare questo quadro che pone il massimo risalto e la massima importanza sulla figura della Madonna e di San Giovanni, che vengono identificati come la maggior fonte per la conoscenza. E quindi addirittura Gesù passa in secondo piano. Sebbene questo gioco di mani, no, a partire da quello della Madonna a quello dell'angelo e quella di Gesù, comunque sia, concentrino l'attenzione, no, anche in questa zona, però vediamo che tutto è sbilanciato verso queste due figure, che devono essere interpretate come quelle figure alle quali bisogna rivolgersi per raggiungere la conoscenza, conoscenza anche teologica, non è detto che sia conoscenza terrena e basta. E quindi diciamo così che un testo del genere, un'interpretazione del genere veniva ritenuta un po' sconveniente, no? Perché metteva in un angolo la figura di Gesù per esaltare altre figure non secondarie, ma diciamo così, Gesù è il protagonista. E quindi i monaci non accettano questa versione e chiedono a Leonardo di poterne fare un'altra. Questo quadro molto probabilmente poi è stato acquistato da Ludovico il Moro e già nel XVI secolo poi era stato venduto, era partito per la Francia. Quindi anche questo non è un quadro rubato come si dice generalmente. E Leonardo per ben 10 anni non metterà più mano a questo soggetto, per quanto i monaci poi si lamentino, scrivano delle vere e proprie lettere di protesta. Negli anni 90 del 400, quando Leonardo ripasserà da Milano, chiamerà due suoi collaboratori, i fratelli De Predis, e insieme realizzeranno questa seconda versione un po' più canonica. E quindi allora vedete, ogni personaggio ha l'aureola e quindi sappiamo che si tratta di santi. L'angelo ha le ali e quindi lo identifichiamo. Guardate che l'angelo non indica più, non ha più questo dito e soprattutto non guarda più verso lo spettatore in maniera ammiccante. San Giovannino è identificato per la croce che tiene, per questa pelle avvolta al suo corpo, e a questo punto Gesù è perfettamente in linea. Quindi questa è un'opera poi più canonica, no? Mettiamole a confronto e si capiscono bene le differenze, no? Un quadro più difficile, un'opera più difficile da interpretare, un'opera molto più diretta e molto più efficace, sebbene, giusto appunto, a un primo sguardo queste due opere siano, come si dice, siano molto 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 simili, ci sono delle differenze abissali, ok? Tra l'altro, almeno a me pare evidente che un'opera del genere abbia una grazia minore, no? Rispetto a questa che vedo molto più leonardesca, ok? Sempre a Milano, e poi qua mi fermo, Leonardo realizza un altro capolavoro: L'ultima cena o il cenacolo. Qui siamo all'interno del complesso di Santa Maria delle Grazie. È una chiesa che era una chiesa con monastero annesso. La chiesa era stata fatta ristrutturare da Ludovico il Moro e la commissione era stata affidata a Bramante, perché Ludovico il Moro aveva scelto questa chiesa come mausoleo di famiglia, no? Quindi come chiesa dove far seppellire se stesso e i membri della sua famiglia. Attaccata alla chiesa c'era un monastero. Ogni monastero, ogni convento hanno un refettorio, un cenacolo, giusto appunto, la stanza dove i monaci si trovano a mangiare. Queste stanze generalmente sono decorate ad affresco con delle tavole dipinte, e la scena
che viene rappresentata nel refettorio, ovviamente è la scena delle scene per eccellenza, l'ultima cena di Gesù, e quindi un collegamento sia con il cibo che con la religione. Cenacoli erano già stati refettori, erano già stati, già si decoravano, Leonardo non è il primo a fare decorazioni del genere. Nella Firenze stessa, a Firenze, erano stati realizzati diversi refettori. Uno l'abbiamo già visto, ecco, questa è un'immagine più ingrandita, ma ci torniamo dopo. Uno l'abbiamo già visto, questo di Andrea del Castagno, il Cenacolo di Santa Pollonia. E vedete, generalmente sono scene che raccontano più o meno il momento della cena, a volte viene rappresentato il momento in cui Gesù benedice il vino, spezza il pane, il momento dell'Eucaristia, ma sono scene abbastanza standardizzate, no? Quindi gli apostoli tutti su una fila, tranne uno che è dall'altra parte del tavolo, che ovviamente è il traditore, no? Perché 13 a tavola torna male? Perché sono 13 in tutto e c'è il traditore da una parte, Giuda, ok? Questo personaggio addormentato è raccontato nei Vangeli, è San Giovannino, non il San Giovanni Battista, ma il San Giovanni Evangelista. Sempre a Firenze, per esempio, Domenico Ghirlandaio, che sarà il maestro di Michelangelo, anche lui aveva rappresentato, realizzato un cenacolo. Anche qui vediamo il momento della benedizione del pane e del vino. Giuda ancora dall'altra parte del tavolo e questi personaggi messi in posa. Insomma, se ne fanno di tante versioni e in tante maniere differenti. Cosa fa Leonardo? Torno un attimo indietro. Cosa fa Leonardo? Allora, 1. Mette tutti i personaggi sullo stesso lato del tavolo e quindi Giuda dobbiamo andarcelo a cercare da qualche parte. 2. Decide di scegliere un momento diverso dell'ultima cena, non più la benedizione del pane e del vino, quindi non più il momento dell'Eucaristia, ma il momento in cui Gesù dà l'annuncio agli apostoli che quella sarà la loro ultima cena insieme, che qualcuno li ha traditi e che per questo tradimento lui dovrà pagare un prezzo molto caro. Ovviamente Gesù non fa nomi, solo il colpevole sa di esserlo. Il colpevole ovviamente è Giuda, che già ha preso i 30 denari per tradirlo. Ma cosa succede? All'annuncio di Cristo, gli apostoli esplodono, in un turbinio di reazioni agitate, agitatissime, no? Ma come, signore? Ma come puoi dirci qualcosa del genere? Ma avete sentito cosa sta dicendo? Io non ho parole, signore, sarò mica io. Ma come? Ma se muori poi vai in paradiso? Insomma, tutti, oddio, non ci posso neanche pensare. Vedete che ognuno ha una reazione differente. Leonardo, in questo caso, ha apparecchiato questo dipinto murale, e badate bene, si parla di dipinto murale, non di affresco, lo chiariremo dopo. L'ha apparecchiato come aveva fatto per l'adorazione dei magi, ovvero ha mostrato i moti dell'anima in maniera molto concitata, in maniera molto teatrale. Cristo, guardatelo bene, al centro è tranquillissimo in una posa piramidale. Vedete? Ha appena dato l'annuncio, lo sguardo è basso e rassegnato e come una bomba, come un come si dice, un ritorno di fiamma, no, ritorno di fiamma, ora non mi viene il termine, comunque come la detonazione di un esplosivo, sia a destra che a sinistra, gli apostoli da una parte si allontanano e vedete che sono raggruppati a 3 a 3, 3, 3, 3 e 3. Quindi si allontanano da Cristo e attraverso i loro gesti, i movimenti ritornano indietro. Si allontanano da Cristo e attraverso i loro gesti e i movimenti ritornano indietro. È la migliore rappresentazione dei moti dell'animo, quindi dei sentimenti umani, dove ognuno è realizzato in una posa, in un atteggiamento differente. Ora vedete che il dipinto è molto rovinato.
per realizzarlo Leonardo non ha utilizzato la tecnica dell'affresco, perché la tecnica dell'affresco è una tecnica molto veloce, no? Quindi si stende una piccola porzione di intonaco fresco sul quale si va a dipingere e ogni porzione di intonaco corrisponde a una giornata di lavoro. Però bisogna essere veloci, in una giornata bisogna completare tutto quello che c'è da fare sulla pittura. Siccome Leonardo era molto lento, amava pensare e ripensare alle sue pitture, decide di sperimentare una tecnica nuova, una sorta di pittura a tempera sul muro secco, come si faceva con la pittura su tavola. E questa cosa rende molto fragile il dipinto, perché non è l'intonaco, quando viene dipinto, no, per la tecnica dell'affresco, beve il colore e quindi diventa intonaco colorato, non diventa pittura su muro, mentre la tempera fatta a secco è proprio una pittura su muro e esattamente come la pittura su tavola il colore, la pellicola pittorica si può rovinare e sgretolare. Infatti quando Leonardo era sempre vivo, pochi anni dopo aver mostrato il dipinto ha cominciato a soffrire e il colore ha cominciato a cadere. Nei secoli sono state fatte tante ridipinture, addirittura non c'era questa porta qua sul muro, quindi è stato anche rovinato l'affresco. La stanza poi è stata usata per tante cose, non ultimo è stata utilizzata anche come stalla durante un assedio, una bomba durante la seconda guerra mondiale ha fatto crollare il soffitto del refettorio, salvando poi il dipinto di Leonardo, e quindi insomma ne ha attraversate tanto. Quello che vediamo oggi è lo stato larvale del dipinto, che poi è stato liberato anche da tutte le sue ridipinture fatte nei secoli. Però ecco, è molto rovinato, andiamo a vedere vari particolari. Allora, qui vediamo gli studi preliminari, vediamo che Leonardo, questo è uno dei fogli dei suoi taccuini, vediamo che Leonardo ha provato a rappresentare in tante maniere. Vedete, in un primo tempo aveva messo Giuda dall'altra parte del tavolo, San Giovannino è sempre stravaccato, addormentato, però vedete le reazioni sono diverse, già aveva pensato di creare questi gruppi di tre e ci ha pensato. Ed ecco, vedete, insomma, lo stato attuale del dipinto. Non abbiamo trovato ancora Giuda. Vediamo vari particolari. Ecco, Giuda è qua. È questo personaggio qua che, vedete, nella mano tiene il sacchetto con i 30 denari. L'altra mano si apre in un gesto veramente nervoso, oddio m'ha beccato, e vedete che l'atteggiamento è come di una persona che sta tentando di scappare, ma il tavolo lo sta frenando. Oltretutto che dietro di lui c'è la figura del San Giovanni addormentato, San Giovannino addormentato, e questa è la figura di Pietro, San Pietro, il più irascibile di tutti gli apostoli, che alla notizia, all'annuncio che qualcuno tra gli apostoli avrebbe tradito Gesù, esagera nella sua reazione, no? Vedete, con la mano destra, quella che è dietro il fianco, sta tenendo un coltello. Con la mano sinistra indica in maniera minacciosa: se becco quell'infame, vedi che gli do una coltellata e gli faccio fare una brutta fine. E anche questa è una delle dimostrazioni, no, dei moti dell'anima. Vedete com'è ridotto. Io ancora non ce l'ho fatta a vederlo dal vivo, sono vergognoso, però aspetto il momento in cui potrò andarci. Vedete, Leonardo si era divertito anche nella rappresentazione delle cosiddette nature morte, no, del cibo, sulla tavola vedete i bicchieri con le bevande, il pane, le stoviglie che dovevano luccicare, insomma non abbiamo idea di quello che è oggi. Allora, con questo ci fermiamo e ci rimandiamo a una terza volta, quando faremo veramente l'ultimo incontro su Leonardo, che sarà dedicato, come avete visto nello spoiler, alla Gioconda. Ci vorrò stare un pochino perché è particolare. Poi sono durato tantissimo. E quindi vi saluto, avrete tutte le immagini riassuntive su Classroom e per qualsiasi cosa rimango a disposizione, ok? Buona giornata a tutti, buon lavoro e buono studio, ciao!